funzionamento di un condizionatore, abbiamo visto, diciamo, in un video precedente, che ci sono quattro modalità, ovvero la modalità di riscaldamento, la modalità di raffrescamento, di sola ventilazione e di deumidificazione. Oggi ci soffermiamo per l'appunto sulla modalità di deumidificazione e dei limiti che tale modalità presenta nel periodo estivo. Prima di ogni cosa vogliamo precisare, diciamo, il funzionamento della modalità di deumidificazione del condizionatore, che praticamente vede, diciamo, il suo lavoro concentrarsi sull'eliminazione dell'umidità che è presente nell'ambiente e quindi, diciamo, rendere, anche se non abbassa particolarmente la temperatura, l'ambiente, diciamo, confortevole, quindi creare delle condizioni di benessere. Durante l'impostazione di tale modalità, il condizionatore non può essere, diciamo, la temperatura del condizionatore non può essere regolata se non con degli, diciamo, scostamenti di circa 2 gradi, 2 punti rispetto a quello, diciamo, che prende in automatico il condizionatore. Quindi rispetto alla modalità di raffreddamento dove, diciamo, allo stesso tempo il condizionatore deumidifica, quindi parliamo sempre del funzionamento nel periodo estivo, si può regolare anche la temperatura dell'ambiente. Nella modalità di deumidificazione non possiamo regolare la temperatura dell'ambiente. Questa modalità comunque in tanti casi viene preferita a quella del raffrescamento, in quanto non raffredda particolarmente l'ambiente, ma riuscendo per l'appunto, come dicevamo, a togliere l'umidità, crea le condizioni del benessere. Le limitazioni che per l'appunto ha questa modalità sono quelle che dicevamo prima, di non poter regolare la temperatura ambiente, e la seconda è quella che con determinate temperature, quindi parliamo con temperature che vanno dai 30-31 gradi a salire, questa modalità non riesce più a creare le condizioni di benessere per l'ambiente. Questo dato, diciamo, ce lo dice l'indice di Tom, che praticamente è un indice che va a stabilire quelle che sono le condizioni del benessere che si possono avere in un ambiente. In questo caso noi possiamo notare come ad una temperatura di 22 gradi, anzi diciamo che prima della temperatura possiamo, cioè l'indice stabilisce che fino a 21, a 21 come coefficiente, come numero, quindi non come temperatura, non si avverte nessun disagio in un ambiente. Da 22 a 24 come indice il disagio è per meno della metà delle persone che vivono quell'ambiente, invece con un indice da 25 a 27 si ha disagio per più della metà delle persone che sono in quel determinato ambiente, con un indice che va da 28 a 29 la maggior parte delle persone prova del disagio e poi con indice ancora a salire tutti quanti provano disagio in quel determinato ambiente. E qui abbiamo una scala dei valori, quindi, che rappresenta la temperatura dell'ambiente con la percentuale di umidità che abbiamo in determinato ambiente. Questa scala di valore chiaramente è un estratto dell'indice di Tom. E si ferma fino ai 32 gradi e al 65% di umidità che si può avere in un ambiente. La scala va comunque ben oltre sia i 32 gradi che il 65% di umidità di un ambiente. Abbiamo estratto solo questa parte per vedere effettivamente fino alla temperatura che intendevamo, quindi 30 e 31 gradi, quello che avviene, diciamo, in un ambiente con la funzionalità, con la modalità di funzionamento del condizionatore sulla deumidificazione. Possiamo notare che con 22 gradi in un ambiente, diciamo, non si avverte, siamo al di sotto della soglia dei 21, comunque rimaniamo in un indice dei 21, quindi non si avverte nessun disagio in un ambiente. Con una temperatura di 23 gradi, indipendentemente, quindi con una percentuale di umidità variabile, a questi valori rimaniamo in un indice compreso nei 21, quindi noi ancora non avvertiamo nessun disagio. Una temperatura di 24 gradi, non si ha nessun disagio fino ai 21. Con una percentuale di umidità dal 55 al 60 al 65% siamo in un coefficiente 22. Quindi il disagio viene avvertito da meno della metà delle persone. Quindi potremmo vivere ancora in questo ambiente senza avvertire comunque nessun disagio o comunque avvertire un disagio minimo.
con una temperatura di 26 gradi, vediamo che questo limite del disagio già si avverte comunque con una percentuale del 35% di umidità nell'ambiente e comunque fino ad arrivare a un coefficiente 24 con un 65% di umidità, quindi un disagio avvertito sempre dalla metà delle persone, quindi ancora una temperatura con i 26 gradi nella quale potremmo stare bene. Ancora lo stesso sui 27 gradi e ancora diciamo più o meno uguale sui 28 gradi, fino al 50% di umidità relativa nell'ambiente. Ad avendo il 55% di umidità relativa nell'ambiente, una temperatura di 28 gradi, potremmo avvertire, essendo come coeffiziente fino al 26, potremmo più della metà delle persone avvertono del disagio. Comunque, salendo ancora, vedete che il coefficiente si aumenta fino ad arrivare alla soglia dei 27, dove so ancora alcune persone non avvertono il disagio, quando invece siamo su una scala diciamo dei 31-32 gradi, possiamo notare come con una umidità relativa del 55%, qua siamo su un disagio, un coefficiente pari a 27 o a 28, o ancora con il 65% ancora a 28, quindi la maggior parte delle persone prova del disagio. Questo comporta quindi, conferma il fatto che se utilizziamo la funzionalità di deumidificazione con la temperatura intorno ai 30, 31, 32 gradi, a salire chiaramente avvertiremo il disagio, ancora diciamo quindi anche con una temperatura intorno ai 30, 31 gradi, 32 gradi, con una percentuale di umidità relativi intorno al 60-65%, la sola deumidificazione non ci potrà, diciamo, portare le condizioni del benessere, quindi un beneficio. Quindi in questa circostanza, con queste temperature, è opportuno non utilizzare la deumidificazione, ma utilizzare la funzione di raffrescamento, che sarà in grado sia di togliere l'umidità e allo stesso tempo di diminuire la temperatura dell'ambiente.